Ciao ragazzi, benvenuti nuovamente sul nostro canale Chewies Vapers, io sono Enrico. Io sono Michele. Parli tu? Vai. Sì, vai. Allora, stasera vi parliamo di... Tanto parla sempre lui. Esatto, parlo sempre io, esatto. Parliamo di un aroma, sempre ritornando a Chewies, il Palm Beach. Palm Beach è un aroma che io svappo da qualche tempo. Allora, è un aroma... che da etichetta, diciamo, è composto da cioccolato al latte, cocco e fragoline di bosco. Io lo faccio maturare in una base 60-40 e lo svappo sul caldo. Tempo di maturazione io lo tengo lì una quindicina di giorni almeno, in realtà stranamente che uno non dicono che perché il cioccolato secondo me il cioccolato ci mette un attimo a prendere, ecco. Però uno può svapparlo sicuramente anche prima. Io almeno una quindicina di giorni lo lascio, ecco, diciamo. Come dicevo, lo svolgo sempre su questo Kaifu, un buon all day dal mio punto di vista. Adesso comunque io direi che andiamo alla prova di svapo e alle considerazioni finali. Esatto, a tra poco. Eccoci alla prova di svapo. Qui noi stiamo svapando a 22 watt, qui abbiamo una resistenza da circa 1 ohm. Allora si sente molto il cocco. Sì, ecco, a livello di ambiente, diciamo, si sente tantissimo il cocco, quindi si incocca molto la stanza. Sì, sembra l'Abramagic, esatto. Con l'odore di cocco, sì. Bello che tiene da mangiarti gli alberelli dell'Abramagic ogni volta. E in effetti anche in svapata è comunque il sapore predominante. Secondo me in base a come lo scaldi si inverte qualcosa. Sì, comunque in tutti i casi secondo me la cosa che si sente meno è la fragola si sente davvero molto poco, secondo me. Il cocco e il cioccolato si sentono bene, soprattutto il cocco, che comunque a me non dispiace, nel senso, obiettivamente di liquidi al cocco buoni non ce ne sono tanti, e questo invece secondo me... Vi dirò, le fragoline di bosco io le sento. Sì, a me non risaltano molto. In gola appena vado giù le sento, ci sento il dolce della fragola, poi mi arriva il cocco. Il cioccolato lo sento proprio appena faccio un tiro, sento subito il cioccolato leggero, poi sento il cocco. Il cocco e è tantissimo. Poi in gola sento quella leggera fragolina di bosco qua, però è molto buono. Sì. Io ovviamente non... A me piace, non lo svaperei, questo è uno dei miei all day preferiti, quindi io ovviamente lo svapo tanto, lui è una delle prime volte che lo sento, penso, quindi però... No, se non mi sbaglio, questo liquido anche per la prova del Kaifu l'avevamo fatto. Sì, questo era il liquido che c'era nella recensione del Kaifu. Solo che non me lo ricordavo, però è buono. Sì. C'è anche da dire che nella recensione del Kaifu c'era il cotone, c'era il bacon che era stato appena messo dentro, quindi... Questo invece a qualche giorno si è un po' più fatto. Buono, diciamo. Ragazzi, buono. È un liquido, è un aroma che tranquillamente dalla mattina alla sera potete svapare. Non c'è né differenza tra il periodo d'estate e inverno. C'è un aroma super soft. Ma a me piace. Bisogna che a voi piacciono i fruttati. E allora dite va bene. Che poi è una mezza via tra un fruttato e un cremoso, in realtà, perché c'è il cioccolato. C'è il cioccolato, c'è appunto del fruttato, c'è il cocco e quelle fragoline, esatto, di bosco. Allora, per la cronaca, io vi dico, io l'ho sempre svapato e continuo a svaparlo su Atom per tiro di guancia, perché comunque me lo svapo sul tiro di guancia. Con un Atom da flare, ecco, allora io l'anno scorso l'avevo prestato, l'avevo dato un po' a un ragazzo. Che lo svapava su Griffin, quindi
quando eravamo in ferie, l'avevo prestato a un ragazzo che lavora solo per Griffin. E in effetti lui mi diceva che anche da teoria di polmone aveva decisamente il suo perché. Mi diceva che lo sentiva piuttosto diverso rispetto che svaporlo da guancia. Non lo so perché io non l'ho provato. Lo svapava lui e diceva che comunque era molto valido. A lui piaceva di più da polmone che non da guancia. A me piace da guancia, io l'ho sempre svapato così. E lo comprerò, lo diluisco una base 70-30, lo provo da Flower e vi farò sapere, perché io farò sapere. Però lo provo da Flower, sarà molto buono, secondo me. Ragazzi, promosso a pieno per noi. E detto questo, alla prossima. Vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.